22 dicembre ho ricevuto una richiesta a firma di 6 consiglieri comunali tenenti a chiedermi, ai sensi degli articoli 29 e 32 dello Statuto Comunale, la convocazione del Consiglio per dibattere sulla bozza del piano sanitario e sociosanitario regionale per gli anni 2010-2012. Quindi nei termini previsti dal regolamento forse siamo andati fuori di un giorno, ho ottemperato un tanto convocando il Consiglio per questa sera. Io volevo fare solo una breve premessa ricordando alcune cose. Ricordo che sono convinto che tutti i signori consiglieri siano a conoscenza che questo piano è stato approvato preliminarmente alla unanimità dalla Giunta regionale con la delibera numero 2460 del 5 novembre dello scorso anno. Volevo anche ricordare che in data 17 novembre si riuniva a Codroipo la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale. Nel corso di questa conferenza l'assessore regionale alla salute e alla protezione sociale, il dottor Kosic, e il direttore centrale sempre alla salute e alla protezione sociale, il dottor Paolo Basaglia, avevano modo di illustrare a tutti i convenuti questo piano. Nel dibattito che ne è seguito, al termine, veniva unanimemente espresso dagli intervenuti un parere sfavorevole circa questo piano. Non si passava a una votazione finale, in quanto l'assessore Kosic annunciava che detta votazione intendeva rinviarla al 30 novembre successivo. Ma oggi non mi consta che sia stata riconvocata questa conferenza per dare un voto, quindi sono lì con un punto interrogativo. Ricordo anche che un tanto veniva discusso e ribadito dai direttivi dell'ANCI e dell'ANCI Federsanità, che si erano riuniti a Udine il 2 di dicembre dello scorso anno e che alla fine davano anche questi un parere sfavorevole a questo piano. Detto questo, io volevo così solo precisare, far sapere al Consiglio che comunque nel corso di questi ultimi 2-3 mesi il vice sindaco, la dottoressa Galizia, che ha la delega alle politiche sociosanitarie e assistenziali ed è anche presidente dell'Assemblea dei sindaci dell'azienda numero 3 Carnica, ha elaborato un documento peraltro che era stato richiesto poco più di un mese fa in una conferenza stampa a tutti i sindaci e loro delegati dal presidente della giunta regionale dottor Renzo Tondo. Per sommi capi al dottor Renzo Tondo verbalmente abbiamo illustrato un attimino questo documento, sia la dottoressa Galizia che il sottoscritto. Questo documento, che verrà comunque illustrato nel dibattito che seguirà al termine di questo mio breve intervento, verrà illustrato ovviamente dal vice sindaco, che penso che poi vorrà trasformarlo in un ordine del giorno. Questo documento la dottoressa Galizia ha avuto anche modo di esporlo sempre verbalmente all'Assemblea dei Sindaci dell'ambito distrettuale 3.2 della Carnia, riunitosi a Tolmezzo in data 10 dicembre 2009, ed ha avuto anche modo di esporlo alla conferenza dei sindaci dell'azienda dell'ASL numero 3 dell'Alto Friuli, che si è riunita nella città di Genova il 22 dicembre ovviamente dello scorso anno. Questi due documenti, dopo essere stati esposti, hanno ottenuto un consenso unanime sia da parte dell'Assemblea dei Sindaci sia da parte della Conferenza dei Sindaci. È un documento che in estremissima sintesi,
secondo me, altri punti di forza. Il primo è quello di scongiurare la creazione di un'azienda territoriale unica. Il secondo del mantenimento delle attuali funzioni negli ospedali di Tolmezzo e di Gemona. Il terzo di trarre forza da una integrazione anche con San Daniele per evitare che l'ospedale di riferimento di Udine possa indebolire questi tre nosocomi. Ovviamente tutti siete a conoscenza delle novità di ieri, dell'altro ieri, di ciò che è successo in regione, cioè il presidente dottor Tondo ha stoppato questo piano per un'ulteriore riflessione, per ulteriori approfondimenti. Quindi in questo momento il piano è in stand-by, però nulla osta che questa sera il Consiglio Comunale di Tolmezzo si possa esprimere, dare un giudizio, un parere, dei suggerimenti di modifica, di miglioramento a questo piano. Volevo anche informare il Consiglio che mi sono permesso di invitare questa sera l'ingegnere Luciano Zanelli, direttore generale dell'azienda numero 3, il dottor Mario Casini, che è il coordinatore dei servizi sociali dell'azienda numero 3, il dottor Beppino Colle, che è il direttore sanitario dell'azienda numero 3, e vedo anche la dottoressa Campana, che è presidente dell'Assemblea dei Sindaci. Io vi ringrazio, chiedo scusa se per un'ora non ho dovuto sorbirsi magari gli argomenti. No, vabbè, questo è un consiglio comunale, quindi niente, io vi ringrazio per essere venuti qui questa sera, e quindi se poi qualche consigliere desidera approfittare della presenza di questi esimi personaggi, avrò modo molto volentieri di dare loro la parola. Visto che la richiesta di convocazione del Consiglio è stata fatta, come dicevo, da sei consiglieri con primo firmatario il consigliere Mauro Saro, io lascio